Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica 13 gennaio. Vediamo i temi fondamentali dei giornali. Ovviamente la cosa che ha tutti quanti riguardato è la manifestazione di Torino che si è svolta ieri, la cosiddetta manifestazione SITAV. In realtà poi la chiamano sempre la manifestazione delle madamine, un modo insopportabile per raccontare queste organizzatrici, anche se il vero organizzatore non mi sembra loro, ma questo Giacchino. Ieri c'erano 30-25 mila persone in piazza, 114 sindaci, esponenti dei partiti della Lega, del PD, di Forza Italia, in questo certo insomma una sorta di ircocervo, i presidenti della regione Liguria e della presidente Toti e il presidente della regione Piemonte, ovviamente. Allora, su questa vicenda insomma tutti hanno parlato questa mattina sui giornali. Io vi voglio prendere due punti di vista completamente diversi. Quello di Maurizio Molinari, direttore della Stampa, che oggi dice: è stata la conferma che il Nord esiste, è stata la conferma che il movimento per la TAV è un movimento importante che ha un grande seguito nel paese, perché ripetere a distanza dal 10 novembre ad oggi una manifestazione con così tanto successo è una cosa molto importante. Dall'altra parte invece il punto di vista completamente opposto è quello di Travaglio sul Fake Quotidiano, che dice: quella che i giornaloni chiameranno onda arancione in realtà è stato un flop, erano meno dei 35 che loro dicevano. Insomma, si mette a fare i calcoli sulla piazza Travaglio. Se uno facesse i calcoli sulla piazza che piaceva a lui, cioè quella dei Grillozzi che erano a Torino a manifestare contro la TAV, insomma non ne finiamo più con questi conti della piazza. Ma la cosa divertente è: non vale la pena manifestare secondo Travaglio, e questo è il motivo sarebbe del flop di ieri, per un buco di 60 km inutile e costoso. Insomma, questa è la tesi, diciamo, scientifica di Travaglio, che il buco di 60 km è inutile e costoso. Può anche darsi. Però l'idea che è raccapricciante è che Travaglio sa il motivo della presunta mancanza di partecipazione a una manifestazione che l'universo mondo e anche qualche foto fanno capire come sia stata davvero imponente. E sul giornale un retroscena interessante, quello di Minzolini, dice che i leghisti non ce la fanno più di questa alleanza con il Movimento 5 Stelle, dice Minzolini, e che l'unico che in realtà la tiene in vita, devo dire che anche per esperienza personale quando l'incontro è sempre convinto che si debba tenere in vita questa alleanza, è il loro leader, cioè Salvini, cioè quello l'unico che conta. Ciao Gianluca, che vedo che ti sei collegato ora. Ciriaco invece su Repubblica dice: Di Maio direbbe ai suoi: attenzione, perché questo è l'altro elemento fondante di questa giornata politica, e cioè che i leghisti chiederebbero un referendum. Ma dice Di Maio: attenzione, perché se qua facciamo un referendum prendiamo una scoppola. Questa è la tesi del vicepresidente del Consiglio, l'uomo che diceva che siamo in pieno boom economico che starebbe per arrivare, anzi mi correggo. Conte, e secondo questo retroscena, presidente del Consiglio, sarebbe favorevole a trovare un modo per fare la TAV anche se con costi ridotti, quindi vuol dire non farla, perché farla con costi ridotti vuol dire rivederla, ricambiare i progetti, le solite cose di italiani, quindi non si farebbe. Mentre rientra in scena, secondo i retroscena di tutti quanti i giornali oggi, di Battista, che dice che invece sulla TAV non si deve discutere e non si deve fare. Segnalo oggi l'intervista a Tria, due pagine fatte da Fubini, quello che diceva che c'era una procedura di infrazione contro l'Italia che poi non c'è mai stata, insomma la dava per certa, mentre diceva sempre Fubini che non c'era nessuna trattativa per risolvere il ampio miti consigli d'Europa. Oggi Tria gli spiega esattamente quello che è avvenuto, e cioè che lui ha sempre pensato di fare questa trattativa. Dice anche in questa intervista che più che di recessione oggi siamo in una situazione di stagnazione, il che non dovrebbe renderci felici, ma neanche così forse preoccupati nelle intenzioni del ministro. L'altra cosa divertente è che il giornale, cioè il Corriere, titola: ci sono state divergenze. Queste lo sapevamo anche tutti noi, ma se uno legge l'intervista oggi di Tria capisce che quelle divergenze in realtà, almeno a quello che dice Tria, faccia a credere, sono state poi non così forti. Ma la cosa fondamentale che dice Tria è: smentendo 6 mesi di minchiate che tutti noi abbiamo scritti, non ho mai scritto una lettera di dimissioni, non ho mai pensato di mollare il Ministero dell'Economia. E dice in maniera molto simpatica: è come, certo può succedere un casino nel futuro del governo, anche Salvini si può dimettere, se cambia la politica di immigrazione di questo governo Salvini si dimette, ma io non penso di dimettermi. Questione che sembra marginale ma ha un significato politico: ci troviamo a Roma
Roma la Raggi ha deciso bene di togliere le monetine dalla Fontana di Trevi. Non riesce a togliere un cavolo in questa città, la monnezza, non riesce a pulire le strade, non riesce a tagliare gli alberi, non riesce a mettere a posto i giardini, non è neanche riuscito a mettere le pecore che avrebbero dovuto tosare l'erba, insomma non ha fatto nulla, ma vuole togliere le monetine dalla Fontana di Trevi e dalle altre fontane italiane. Beh, il punto fondamentale è che queste monetine servono moltissimo, perché sono tante, sono 1,8 milioni all'anno, che vanno a finire alla Caritas secondo un accordo di 18 anni fa. Le monetine arrivano là dentro, la Caritas le prende e aiuta le persone più bisognose. Voi direte: Porro che difende la Caritas? No, io non difendo la Caritas, io accuso lo Stato, tutto quello che fanno i privati financo la Caritas, e la gestione, secondo me, delle monetine della Fontana di Trevi è molto più sicuro quello che ci fa la Caritas. Pensate un po' voi, il funzionario comunale che va a raccattare le monetine della Fontana di Trevi, le autorizzazioni, si bagna, sta male, se le porta a casa, ci metteranno la sicurezza. Queste monetine facciamole gestire con una logica privata di sussidiarietà favolosa anche a Belzebù, ma non alla Raggi. Il punto fondamentale è che arrivino le persone più bisognose, questo dovrebbe essere l'intento. Invece no, la Raggi vuole le monetine della Fontana di Trevi, che peraltro rappresentano il 15% della Caritas romana. Vabbè, fateglielo fare, tanto vedremo se riuscirà a farlo. Neanche su questa battaglia, oggi ho letto l'Avvenire e il direttore Tarquinio, che insieme a Borioni sono forse, e a Grillo, forse le persone più boriose che io conosca, beh, insomma, neanche su questa vicenda l'Avvenire è riuscito a essere efficace. In una lettera di pagina 2, insomma, non ci ha convinto della bontà invece di una posizione che in questo caso c'è. Renzi, intervistato dal Sole 24 Ore, dice, questo è il titolo: il decreto sulle banche che hanno fatto questi qua è uguale a quello che fece, che abbiamo fatto noi, in realtà Gentiloni, perciò io chiedo al PD di votarlo. Sono contento che lui lo voglia votare. Il tono di questa intervista di Renzi e di quello che veramente non ha capito, che oggi Renzi purtroppo il paese proprio non se lo vuole filare più. E quando per esempio prende in giro il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio Conte sulla questione Carige, perché lui e il suo socio Alpa erano consulenti di Carige, dice conflitto di interessi eccetera, ecco, io se fossi Renzi su questa roba conflitto di interessi è come se Berlusconi parlasse di conflitto di interessi. Secondo me Berlusconi e Renzi, Berlusconi geneticamente, Renzi per quello che ha fatto, è meglio che siano zitti sul conflitto di interessi, meglio, no? Conviene a tutti e due di base. Utilizzassero altri argomenti. Quello forte per esempio è che il decreto è stato cooperato da quello Gentiloni. Sul Sole 24 Ore, che oggi ho letto con attenzione, oltre l'intervista di Renzi c'è un fondo, una spalletta di pagina 1 in cui ci spiega che l'immigrazione è importante per l'economia italiana. Però bisognerebbe spiegare a questi signori che schierano che l'immigrazione è importante per l'economia italiana, che è una cosa tautologica, chiunque sa che gli immigrati servono per un paese come il nostro che non ha figli. Però amici miei, l'immigrazione è fatta da quelle 49 persone che partono, che hanno salvato con i barconi e che sono arrivati con i barconi, la mamma con il figlio, i bambini, i minori, i vecchi non accompagnati o i nerboruti che se ne vogliono andare in Germania. Cioè il problema è esattamente l'ideologia tipica di questi qua, che dicono l'immigrazione serve all'economia, giusto, ma l'immigrazione che serve all'economia si regola e si fa entrare in Italia come è normale, come avviene in qualsiasi paese normale e civile, non con i barconi, che lo stesso articolista del Sole 24 Ore cita nelle prime 5 righe, perché l'equazione è: ma Salvini sei un cazzone, perché oltre essere un razzista non ti rendi conto che questa roba qua serve all'Italia. Sì, le 49 persone dei barconi servono all'Italia, dice l'articolista del Sole 24 Ore. Bravo, hai preso una bella posizione Sole 24 Ore, insomma, solito pezzo di Minenna, possibile presidente della Consob. E poi l'ultima critica: oggi sono particolarmente di cattivo umore con il giornale, che tante altre volte invece mi piace molto. Per esempio oggi c'è un pezzo bellissimo di Bricco che fa una colazione con quello della grande bellezza. Io un tempo il Sole 24 Ore aveva una grandissima pagina culturale la domenica in cui leggevi liberali, posizioni liberali. Oggi ti leggi l'intervista a Camilleri, il pezzo di Camilleri, poi per vedere Antiseri devi leggere un pezzettino di spalla a pagina 2. Quello era il Sole dei liberali, quello era il giornale della domenica che noi tutti leggevamo. Oggi è diventato una specie di sussidiaria radical chic del Corriere e di Repubblica, anzi Repubblica è fatta meglio rispetto alla domenica del Sole. Bello invece l'approfondimento culturale oggi del giornale, molto bello. Io sono un grande fan di Gnocchi, che peraltro scrive anche, per come voi sapete, per il mio sito, perché oggi è bellissima la storia sulla traduzione della
di Tolkien, e la traduttrice che l'ha tradotto a 16 anni, bene, oggi viene ridicolizzata dalla Bompiani perché la considera, secondo me, una vetero fascista, e quindi bisogna cambiare la traduzione del Signore degli Anelli, un libro che la sinistra per anni ci ha spiegato che era una specie di inno al nazifascismo, strozzata ovviamente perché è un libro universale, ma è molto divertente la polemica che oggi il giornale tira fuori. Direi che per oggi è tutto, vi ricordo domani come sempre 21:30 Quarta Repubblica. Ciao a tutti quanti.